Giornata e ben ritrovati. Nuova puntata di Massimo Con oggi ospite, sono contento di averlo qua con noi, Franco Fracassi. Ciao, Franco. Ciao, ciao a tutti quanti. Saluto Joele Magaldi, Marco Moise, Roberto Ekic. Grazie, ciao. Ciao, ciao buonasera. Buonasera, eh, buongiorno, scusate, sono un po' trasportato. Fabio, consentimi perché daremo la parola subito poi a, Fab a Franco Fracassi che eh, è stato coinvolto in Extremis in questa puntata senza premeditazione, ma eh, lo ringraziamo anzitutto per, per essere venuto nonostante avesse altri impegni che si sovrappongono, quindi andrà. Io voglio solo dire che questa puntata eh, eh, vuole parlare di, di quarto Reich in molti modi. Eh, quindi ciascuno poi dirà la sua, io spiegherò alla fine perché ho chiesto ho, ho immaginato questa titolazione. Ci sono molti modi in cui si può parlare di quarto Reich. Certamente Franco Fracassi, che ha scritto dei libri su questo tema, ne parlerà a modo suo, in modo molto interessante e importante. Mi sono goduto prima una sua intervista con Mazzucco, recente credo di gennaio, molto molto interessante. Peraltro io nel salutare Franco Fracassi e nel lasciargli la parola vorrei dire pubblicamente che io ho un debito nei suoi confronti, nel senso che eh, dovevo eh, rilasciargli un'intervista eh, degli interventi per quel libro Morte dei Paschi, un libro credo che insomma anche molto interessante, io non l'ho letto tutto ma ce l'ho, l'ho iniziato, l'ho guardato eccetera. Non, non ho mai capito perché non gli ho dato quell'intervista, forse... Avevo un'inconscia pre premonizione della svolta eccessivamente massonofobica di Lannutti con cui Franco ha scritto quel libro. Ma eh, Franco Fragassi, devo dire, tutte le volte anche che mi ha intervistato, ha sempre avuto un atteggiamento molto laico, molto eh, corretto no? nel, nel dare informazioni senza. Caricare di nessuna venatura pregiudiziale eh, eh, il, tema, il tema massoneria. Quindi io eh, eh, mi scuso con lui pubblicamente perché eh, quell'intervista non gliel'ho data nonostante gliel'avessi promessa ehm, eh, e quindi magari in futuro cercherò di rimediare a questo. Intanto sono contento di averlo qui e quindi gli lascio la parola. Va bene, grazie mille. Allora, ehm... Quarto Reich. Il, il modo con cui lo declino io è il modo più didascalico possibile, ovvero, ehm, alla fine, anzi, durante la seconda guerra mondiale, a un certo punto i, ehm, i nazisti, i fascisti eh, decisero, cioè si resero conto che avevano perso la guerra e decisero che bisognava fare qualcosa per far sopravvivere l'idea. E trovarono per poterlo fare una sponda nei loro nemici, insomma, quello che. Avrebbero dovuto essere i loro nemici, ovvero ehm, in particolare gli Stati Uniti d'America. E, ehm, e sostanzialmente trovarono una sorta di comunione di intenti: per cui, dalla, mh, dagli, da, dalla Germania, dall'Europa, dall'Italia, eh, riuscirono a farla franca, a, a fuggire eh, centinaia di migliaia, se non anche qualche milione di persone in varie direzioni. Eh, anche negli stessi Stati Uniti, riuscirono a riorganizzarsi eh, con eh, tanto denaro, tantissimo denaro, con tanto potere, con la protezione del Dipartimento di Stato e della CIA, della CIA che sarebbe nata, e gli Stati Uniti utilizzarono questa massa di persone per eh, indirizzare la loro politica estera durante la guerra fredda. Ecco, eh, questa comunione di intenti è andata avanti per tantissimo tempo, non, eh, è un legame che non si è mai sciolto alla fine. Nonostante nell'89 sia caduto il muro di Berlino, sia ufficialmente finita la guerra fredda, hanno continuato, diciamo, a, eh, a trovare delle, degli obiettivi comuni da portare avanti. Obiettivi si sono spostati dalla politica pura comunismo anticomunismo alla politica mista all'economia, nel senso che, eh, che poi è quello che è accaduto anche dall'89 in poi, il mondo da un mondo verticale in cui c'erano dei confini è diventato un mondo orizzontale in cui i confini non erano più tra un paese e l'altro, ma erano tra un, uno strato sociale e l'altro, tra, eh, tra un livello di potere e un altro. E, Potere che è del tutto orizzontale, è spalmato tutto il mondo. Le, le multinazionali non hanno un, un paese di residenza. Le multinazionali sono multinazionali perché si spostano dove, dove serve essere. La finanza è la cosa più liquida che esista. E quindi il ehm, diciamo questa, questa forza eh, militare, ma non solo, che aveva servito in qualche modo, che era che è stata utile agli Stati Uniti d'America, si è messa a disposizione di un, altro, di un altro potere che non è molto istante a quello americano, ovvero il potere neoliberista. In comune hanno una cosa, in hanno una cosa ovvero entrambi hanno eh, l'idea della supremazia delle elite sulla massa l'idea diciamo, di elite si può declinare in tantissimi modi, la puoi declinare come razza elitaria che è un modo diciamo molto nazista ovvero la razza ariana che è superiore alle altre o ci sono anche razze inferiori, la puoi declinare come ehm, religione elitaria rispetto a un'altra la, 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 pu la puoi declinare come gruppo economico finanziario elitario che è superiore, perché è più capace, rispetto a altri e così via. Ecco, in questo si sono trovati perfettamente d'accordo, eh, pur essendo due cose molto diverse. E eh, questa organizzazione, che ha anche un nome, si chiama Odessa, ha continuato a operare. E oggi, nel 2021, eh, per quanto la Seconda Guerra Mondiale sia, finita da, sia terminata da 76 anni, questa organizzazione è molto più potente, ricca e attiva di quanto lo era nel 1945. La cosa potrà sembrare assurda perché quando si parla di nazismo, di, nazismo, di fascismo, di solito si, si, si dice, ah ma quella è un'ideologia eh, novecentesca e appartiene al passato, non esistono più queste cose, e invece no. Tant'è che il più grande successo probabilmente di Odessa... È avvenuto qualche anno fa, pochissimi anni fa, tra il 2013 e il 2014, in Ucraina, quando in Ucraina ci fu un vero e proprio colpo di Stato che è stato fatto passare per rivoluzione democratica contro i cattivi che invece volevano imporre una sorta di dittatura filorussa. Mentre invece andando a vedere, cioè se uno va realmente a vedere le cose, va a, vedere, eh, va a prendere testimonianze, ricostruisce i fatti, eh, prende i documenti, incomincia a. La, la rete dei legami che si era creata, invece emerge in tutta la sua forza eh, questo golpe che è stato organizzato da una parte da Odessa, che ha avuto un ruolo fondamentale, e dall'altra dagli interessi che sono vari, ci sono interessi diciamo politici, geopolitici statunitensi contro la Russia, ci sono interessi eh, economici, economico-finanziari per quanto riguardano le, le risorse, le principali risorse energetiche, insomma, di, di gas e petrolio, ci sono perfino perfino dei, degli interessi che molto hanno a che fare con quello che sta accadendo da un anno a questa parte ovvero la pandemia da Covid-19, perché perché una delle cose che ho scoperto oh, sto finendo di scrivere un libro che si chiama I misteri di Wuhan, che è sull'origine della pandemia e e, e la cosa che mi ha sconvolto di più è il ruolo che il Pentagono ha avuto in tutta quanta questa vicenda e il ruolo che hanno laboratori del Pentagono sparsi in tutto il mondo, di cui Wuhan che sembra assurdo perché è un laboratorio cinese, militare cinese peraltro, eh, Wuhan è uno di questi. Insomma, questa rete che ha creato il Pentagono e il paese in cui sono stati messi su più laboratori segreti che fanno esperimenti pericolosissimi che potrebbero probabilmente portare a nuove pandemie è l'Ucraina in Ucraina gli Stati Uniti hanno costruito anzi le forze armate degli Stati Uniti hanno costruito hanno tirato su ben 16, 16 laboratori esattamente identici a quello di Wuhan e la frontiera delle armi biologiche è una delle frontiere del futuro per quanto le armi biologiche siano vietate da ben 96 anni alla convenzione di Ginevra del 1925 ecco, secondo me quarto Reich, se io parlo di quarto Reich intendo queste cose grazie Franco di questo, di questo intervento non so se credo ci, ci debba lasciare sì, io grazie. vi devo lasciare, mi dispiace insomma, però credo di aver dato idea, insomma di, di che cos'è di, di che cosa stia parlando Poi, ma per le cose che hai detto magari Certamente, in un'altra occasione, con più calma, preparandola, proseguiremo a ragionare dei, dei, dei molti semi interessantissimi che hai gettato con questo intervento. Grazie davvero Franco, buon lavoro. Grazie, 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 grazie a voi grazie. e buona giornata. Grazie. Grazie. A te, ciao, ciao, ciao. Grazie a Franco, ecco qua che ricomponiamo il puzzle con Roberto che oggi poi ci dirà dopo eh, dove, dove si trova. Allora, adesso andiamo da Marco Moiso invece e sentiamo, insomma... Cos'è per lui il quarto Rai, che tra l'altro commentavamo prima di cominciare queste notizie, ci possiamo anche fare a volte una risata, però ci stiamo anche abituando no, a queste notizie inquietanti in cui il servizio di intelligence interno della Germania di fatto ha messo sotto sorveglianza un gruppo definito negazionista, che poi è un paradosso perché. È un gruppo che denuncia no, le, le forzature anche costituzionali della Germania, che a sua volta viene accusato di essere un pericolo per la democrazia. Quindi è veramente curioso questo. Messo sotto sorveglianza, quindi con dei poteri sembra illimitati, cioè possono essere perquisiti, sorvegliati, controllati. Insomma, mi pare una questione totalmente fuori dalla democrazia comunque Marco diciamo posso vostre... chiedere prima di dare la parola a Marco posso chiedere anche per il movimento Roosevelt da parte di, di qualche servizio tedesco italiano turco eh, di che ci vengano a perquisire e a sorvegliare in modo speciale anche noi siamo stati già definiti negazionisti quindi voglio dire abbiamo diritto anche noi a un po di sorveglianza ravvicinata ci, ci piacerebbe specialmente se ci mandano eh, insomma, dei, dei, delle, delle, um, insomma a, ad alcuni di noi oggi è una puntata maschilista forse dobbiamo, dobbiamo coinvolgere più le donne eh, anche in queste trasmissioni però insomma a noi piacerebbero anche delle eh, agenti segrete eh, magari tedesche insomma procasci che ci vengano a sorvegliare siamo a disposizione insomma solo se procaci però eh, teniamo a precisare certo. Certo. Eh, apriamo ben volentieri alle donne a questa trasmissione allora prego Marco buongiorno a tutti e tutte devo dire mh, mi dispiace che Franco sia andato via avrei voluto sentire eh, un dibattito anche fra lui e Joele perché sono stati gettati dei semi interessanti come diceva sicuramente Joele poi ci sono state anche fatte dei parallelismi non so al no, discorso di liberismo uguale eh, America Stati Uniti Insomma, tante cose di cui mi, che mi sarebbe piaciuto sentire ascoltare anche proprio in un confronto tra Joelle e Franco, quindi spero che continuerà. Eh, riprendo allora la conversazione dal tema del Quarto Reich, ehm, e forse proprio utilizzando il tuo spunto, eh, Fabio, di quello che è successo adesso in Germania, perché quando si sente parlare di Quarto Reich, eh, spesso si eh, pensa al ruolo che ha avuto la Germania in questa prima parte di secolo in uh, Europa. Eh, nel 2015 Vittorio Feltri anche ha pubblicato un libro proprio uh, su questo tema, e, e quindi di questo si parla normalmente quando. Si parla di quarto Reich e si va con l'immaginario, con la mente al tema del dominio europeo della Germania sotto le vesti di questa disunione europea. Io però prima di arrivare a questo vorrei fare due passi indietro, ovvero uh, arrivare alla genesi del Terzo Reich eh, o comunque a quella che è stata la genesi un po' del nazismo e del fascismo. Noi sappiamo che nel, nel 1919 a Versailles. Ci fu eh, appunto il, il, il trattato di Versailles, nel ehm, quale a mio parere si trova la genesi sia appunto del fascismo che del comunismo in maniera diversa. Noi sappiamo che da una parte appunto eh, si, eh, si stabilirono delle sanzioni estremamente onerose economiche nei confronti degli sconfitti che hanno generato poi odio e difficoltà negli anni che Hanno eh, queste fra l'altro? Sappiamo benissimo che queste sanzioni vennero subito osteggiate, per esempio, da John Maynard Keynes. No? John Maynard Keynes, che era l'emissario della corona al trattato, della corona britannica, al trattato di Versailles, se ne andò eh, lasciò il trattato di Versailles in protesta e scrisse il libro Le conseguenze economiche della pace, nel quale lui appunto eh, preconizzava quello che sarebbe stata una, una forma di reazione dalla Germania eh, e infatti venne chiamato no, questa, si disse che quello era un trattato che preparava una tregua, non una pace in realtà perché le, queste condizioni economiche imposte sulla Germania non avrebbero fatto altro che creare il presupposto per un nuovo conflitto bellico e, e allo stesso tempo dal, dopo la, la, prima, la prima guerra mondiale nei confronti dell'Italia, no, gli Stati Uniti fecero diversi errori perché non venne quasi riconosciuta una vittoria sostanziale all'Italia. Eh, quelle che erano le, promosse, le promesse riguardo ai territori che sarebbero dovuti andare in Italia non vennero mantenute. Coloro che avevano combattuto la Prima Guerra Mondiale, gli Arditi, i vari soldati non si videro eh, reinseriti nel contesto nel tessuto sociale italiano e anzi ehm, gli interventisti vennero additati no, come dei guerrafondai e in questo contesto appunto già nel 1920 appunto si, poi le, le, si creò poi quell'humus sociale di rivalsa che portò eh, alla, alla nascita di un fascismo che per quanto poi abbia sbagliato enormemente si può dire che è davvero nato grazie agli errori tanti dei socialisti in quegli anni da diversi da punti di vista. Quindi cosa, cosa voglio prendere da questo ragionamento? Una grande crisi, crisi economica che deriva dalla, uh, dalla Prima Guerra Mondiale, l'incapacità di rispondere dal punto di vista economico, ci ricordiamo anche in Italia proprio i moti, gli scioperi, i moti popolari, gli scioperi di contadini, lavoratori. Eh, che eh, di militari, di ex soldati, patrioti che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese e di fronte a, a una mancanza di misure economiche adeguate a eh, tutelare gli interessi della collettività, si insinua eh, una visione dispotica della società, una visione che poi porterà al, tot al totalitarismo, sia in Italia che in Germania. E io quindi quando parlo di quarto Reich forse quasi salterei a piedi pari il discorso relativo al ruolo che la Germania ha avuto in eh, eh, questo primo inizio di secolo e mi domando più se non ci dobbiamo davvero eh, domandare, porre sempre più la questione di che società vogliamo noi immaginare per il dopo, eh, per il dopo pandemia. Questo è il momento, come dopo la seconda guerra mondiale si è riusciti a evitare gli errori fatti durante la prima guerra mondiale grazie al trattato di Bretton Woods, ma soprattutto grazie all'illuminatissimo eh, Recovery Plan, no? lo European Recovery Plan eh, sviluppato dagli Stati Uniti, poi eh, come dire, attuato in Europa grazie a tanti dei suoi eh, luogotene luogotenenti, tra cui Jean Monnet in Francia, che appunto in quel momento della sua carriera era ancora, se vogliamo, un progressista che credeva in un, in un sistema economico espansivo, prima poi di appoggiare un'involuzione del, del modello europeo che poi è, no, ha seguito. Ma comunque c'è un, 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 il Reich, il terzo Reich, eh, la, la dittatura trova spazio nelle difficoltà economiche, nella difficoltà di immaginare un mondo democratico, libero, socialmente giusto. Oggi noi viviamo un nuovo momento di reset, noi abbiamo la possibilità di eh, mettere sul piatto delle proposte che davvero siano all'altezza di una nuova Bretton Woods. Noi possiamo ridiscutere di, dinamiche economiche globali da allacciare a eh, una visione di, di mondo sociale e eh, culturale che vogliamo per questo secolo, per questi tre quarti di secolo che, ci, che ancora ci mancano e anche in futuro, e eh, io spero che davvero la classe politica sia all'altezza di non subire le frizioni di, 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 come dire, di, non di non subire di creare i presupposti affinché le persone il popolo non debbano subire ehm, di, di quelle ristrettezze economiche che poi portano all'irrazionalità e ad atti giacobini eh, che eh, partono con delle intenzioni eh, comunque eh, propositive ma poi eh, vivono delle torsioni in senso elitario e qui sì sono d'accordo anche con quello che diceva Franco e penso che adesso mi, mi posso fermarmi qua appunto per discutere di quelle che davvero sono le proposte anche di, un, di una società che può evitare il ritorno a forme di to totalitarismo Roberto allora, beh, ci sono varie declinazioni eh, in cui si ne può ne vedere il concetto di quarto Reich. Una è stata appunto quella di una, una, una fracassi e quella forse più inquietante, ma non dimentichiamo che ci sono già stati, anche se romanzati, anche se eh, messi in, in, in altre forme, eh, già dei, eh, delle avvisaglie di non questo... Non, Dimentichiamo i, i romanzi appunto sull'organizzazione odessa, ma non dimentichiamo anche tutte le eh, questioni e, e, e tutta la probabilità che Mengele in realtà sia in, in, scappato nel Sud America e abbia comunque eh, ripreso in, in parte i suoi esperimenti. Eh, però Quarto Reich pol, può non voler dire anche. Qualche altra cosa, ad, ad esempio, il, forse siamo alla fine tutto sommato del Quarto Reich, quello della, eh, di, di Angela Merkel, che ormai è ammalata, sicuramente non si ripresenterà più alle, alle prossime elezioni. Non dimentichiamo che il termine Reich, o Quarto Reich, eccetera, non e non deve essere necessariamente associato al nazismo. Il Terzo Reich, quello nazista, era appunto il terzo, che è stato un primo Reich dal, dagli anni intorno al 926, mi, mi sembra dopo Cristo, con Ottone, eh, che andò avanti fino al 1806, quando appunto il Sacro Romano Impero Uh, grazie a, a Napoleone decadde. De poi c'è stato il secondo Reich, quello ad esempio della na, na Prussia di na, na Bismarck e poi il terzo. Il quarto Reich si ne potrebbe intendere come quello della, Merge, della Merkel e di una visione politica ed economica che comunque eh, ha pervaso tutto il continente europeo con il rischio di riportarlo alle stesse condizioni in cui appunto nacque il Terzo Reich con appunto la paura eh, atavica eh, dei ne, tedeschi dell'iperinflazione della, della Repubblica di Weimar. Però appunto i tedeschi eh, non si sono resi conto forse che la crisi economica eh, della Repubblica di Weimar non è avvenuta quando c'era l'iperinflazione, ma è avvenuta quando poi si sono fatte le restrizioni per eliminare eh, la mh, iperinflazione e si è avuto appunto la retrocessione economica, la crisi economica e conseguente e per il malcontento che si è avuto nella popolazione in, in tedesca poi appunto è sorto e ha eh, preso il eh, potere, ricordiamoci con quasi regolari eh, elezioni, il partito na nazionale eh, socialista in questo in, in momento sta crollando quello che potremmo definire quasi eh, il quarto Reich eh, in, in, in tedesco e tutta quella eh, profilazione economica e quelle dottrine economiche che ci facevano riportare poi forse a, quelle, eh, a quello scontento popolare, a quella crisi e retrocessione economica che magari avrebbero portato forse, eh, come alcuni segnali possono anche ev evidenziarsi, a un ritorno comunque di politiche illiberali e ademocratiche. Mi è piaciuto molto anche eh, quello che ha detto eh, Marco Moiso riguardo alla... Mh, al, al, agli accordi che si sono avuti alla fine della, della prima guerra mondiale, e alla controposizione appunto tra Keynes, tra Keynes e le politiche che sono state fatte eh, verso la, la Germania. Eh, I prodromi di tutto quello che eh, ho, ho appena detto e spiegato eh, riguardo la eh, crisi economica tedesca si sono avuti perché assolutamente eh, la eh, Francia e l'Inghilterra, quindi i paesi vincitori della prima guerra mondiale, non hanno fatto nessuno sconto economico alla Germania per eh, eh, riuscire a riprendersi ovviamente dalla devastazione eh, della guerra, ma hanno preteso fino all'ultimo marco eh, i, eh, le riparazioni di guerra, gettando ancora in una crisi economica an ancora più grave la Germania stessa, cosa che non è av avvenuta alla fine della, della seconda guerra mondiale, grazie appunto alle politiche. E keynesiane di na, na, Roosevelt e di chi lo ha na, seguito, di Truman e così via e degli economisti che gli stavano na, na, dietro. Ma una cosa che sta accadendo una na, seconda volta, perché eh, dopo la fine della na, guerra fredda, purtroppo le potenze occidentali hanno fatto con la Russia le stesse politiche per eh, certi versi che hanno fatto con la Germania. Invece di tentare di inglobare la Russia in un sistema economico occidentale, in una relazione alla pari con eh, l'Occidente, l'abbiamo messa sul predellino. Abbiamo per certi versi eh, fatto aggravare la na, crisi economica che negli anni 90 ha devastato la, la Russia e la Russia era ridotta veramente alla fame e non abbiamo assolutamente tentato di incorporare eh, la eh, Russia in, in, in questo sistema, anzi via via gli abbiamo soffiato eh, sempre più di, che, di quello che loro considerano l'estero vicino. Con questo non voglio assolutamente assolvere Putin, che è un autocrata e dove ci sono dei seri problemi di, di diritti umani in, 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 in Russia. Come Stavo per dire seri, però eh, problemi di, di diritti umani ci sono anche in, 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 in Turchia. Ricordiamoci, tra l'altro, che la Russia eh, ha abolito, anzi, ha sospeso la pena di nana morte per poter entrare nel Consiglio eh, europeo, perché appunto per entrare nel, nel Consiglio eh, europeo tutte le nazioni che entrano devono rinunciare alla pena di una, eh, morte. Forse si sarebbe potuto andare avanti con questo scambio democrazia e allineamento con le politiche occidentali invece di lasciare... Eh, eh, andare per eh, certi versi alla deriva in Russia, che coltiva comunque un sentimento ormai antioccidentale, perché la Russia di, di Yeltsin e post Yeltsin non desiderava altro che incominciare ad affiancarsi al sistema occidentale. E qui, e qui eh, probabilmente abbiamo fatto un sbaglio che non è forse più una, uh, rimediabile. Se a, a, fossimo stati un po' più eh, comprensivi, in questo momento magari ci, al posto di Putin ci sarebbe una, eh, una persona, eh, comunque, o un sistema eh, politico molto più democratico di quello che è adesso, che se non è di, dittatoriale, comunque sicuramente non è più eh, pienamente democratico. Un sistema a, democratico. E non ci illudiamo che Navalny, eh, possa cam cambiare le, le cose che tanto appunto um, eh, è eh, me messo sull'epidistallo eh, eh, dall'Occidente, perché Navalny, non dimentichiamo, è un neoliberista e un nazionalista, con Navalny al posto di Putin non so se l'Occidente eh, ne farebbe eh, un affare. Quindi eh, vediamo che le analogie tra primo, secondo, terzo e né, quarto Reich sono molto più eh, grandi e né, molto più vaste di quello che eh, possiamo pensare a una eh, semplice associazione terzo Reich quarto Reich, prosecuzione del nazismo. Non dimentichiamo un'altra un, un cosa, l'abbiamo visto anche con Ilaria Bifarini. Eh, ad, il, Terzo Reich è proseguito per certi versi anche con il Franco Sefa nell'Africa occidentale francese, dove eh, praticamente i francesi hanno, hanno applicato gli stessi metodi economici, anzi monetari, che eh, aveva eh, inaugurato la, la, la Germania proprio con la, la moneta associata al la, la, la Marco eh, durante l'occupazione e la Repubblica di Pisci. Ok, Roberto, adesso allora Gioele dopo aver sentito questi interventi. Sì, eh, eh, cosa c'entra quindi il Quarto Reich con una trasmissione che si chiama Massoneria On Air? Eh, Franco Fracassi ha detto, ha parlato di un'analogia tra eh, le elite neoliberiste del, eh, del Novecento e, e tuttora insomma. Insediate, no? anche se la pandemia eh, può cambiare le carte in tavola, però sappiamo che sono lì, annidate, sono lì, insediate, lì, pronte a dare addirittura del, del Great Reset una, ehm, una declinazione, come dire. Funzionale agli interessi di prima, cioè a mantenere sostanzialmente la globalizzazione nei termini di un predominio elitario, di, no, di un mantenimento se non di un aumento delle disuguaglianze. No? Cioè ehm, Franco Fracassi ha detto: Quarto Reich, io ne ho parlato in termini di prosecuzione di una rete di potere. Eh, che promana direttamente dall'elite del terzo Reich, no? quelle elite del terzo Reich che fuggono, eh, scappano dalla Germania sconfitta, si diffondono in, in tutto il mondo, in America Latina in particolar modo, e hanno un ruolo evidentemente anche nelle dittature latinoamericane del Novecento. Ehm, e e questa, questa internazionale nera. Di ex nazisti che diventano post nazisti, eh, eh, però diventa eh, eh, attiva appunto a livello sovranazionale e agisce, agisce a vari, a vari, su vari piani. Eh, già questo, e poi Fracassi diceva quindi c'è una correlazione eh, tra i, i burattinai del neoliberismo e i burattinai. Di questa uh, um, occulta, perché è, 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 insomma, non se ne parla moltissimo di questa, se, se ne è parlato qualcuno ha scritto dei libri, compreso Fracassi. Ma sono libri che non rientrano in un dibattito. Eh, pubblico così eh, rilevante e, e spesso di, di, di questo, di questi studi, di questi monitoraggi del, del quarto Reich inteso in questo senso, eh, arriva soltanto l'eco del, della sopravvivenza di Hitler. Eh, ne ha parlato Fracassi con molta serietà. Eh, spiegando di, eh, di alcuni documenti che attestano la presenza di Hitler fino al 1947, cioè attestano e, e, e spiegano e, e demistificano perché Hitler, la, la versione secondo cui Hitler sarebbe morto nel bunker, eh, dice: Fragassi, io poi eh, la, 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 gli elementi che ho probatori mi, mi conducono sino a sapere dove fosse Hitler fino al 1947, dopo no. E, e, e invece nel dibattito pubblico, no? e Poi e se si è parlato ogni tanto, Hitler è morto, ultracentenario, la foto degli anni 70, questo è quello. Questo è un treno sdrucciolevole molto più serio eh, eh, il discorso di come invece prosegue questa rete di potere che si alimenta evidentemente di investimenti. Politici, economici, finanziari in attività di, di un mondo che è quello occidentale, sostanzialmente democratico, ma eh, questa internazionale va anche ad agire in altri mondi, in mondi islamici, in mondi extra occidentali. Ci sono delle eh, eh, interessantissime eh, connivenze appunto con eh, eh, mh, i protagonisti di altri eventi del Novecento, sino quasi ai nostri giorni. Qual è la relazione con i mondi massonici? Ma Intanto c'era una relazione già eh, a partire dalla fondazione del Terzo Reich, nel senso che eh, anche allora illustri eh, massoni neoaristocratici del mondo anglo-americano. E, e del mondo, diciamo anche lì, dell'elite ehm, sedicente cosmopolita, ma io preferirei definire apolide perché il cosmopolitismo lo considera un valore positivo e usato soprattutto in senso progressista. Qui stiamo parlando invece di Massoni contro iniziati con una visione profondamente elitaria e gerarchica della società. Ebbene, costoro investi, investono sia sul fascismo di Mussolini che sul nazismo di Hitler, eh, fracassi eh, anche. Non, 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 non collegando magari l'identità di questi personaggi alla loro cifra massonica, ma comunque in realtà, e, e di questo parleremo una prossima volta. Lui stesso sa bene che, che quei personaggi appartengono a un milieu massonico. Eh, eh, ebbene, insomma, questi personaggi sono all'origine del Frankenstein nazista, eh, fascio nazista. Poi alcuni di questi si eh, eh, quando vedranno. Che la germania nazista evolve in una dimensione non più padroneggiabile e, e questi stessi personaggi mollano la germania nazista e magari eh, eh, operano per distruggerla ma quando però il nazismo crolla e c'è eh, eh, da operare con spregiudicatezza in un mondo che, che, che si immagina eh, già da allora no? eh, diviso in due blocchi con l'Unione Sovietica da una parte e i seniti dall'altra, ma attraversati queste due superpotenze da molte reti trasversali. Io ne ho parlato nel libro Massoni, insomma eh, eh, c'è un personaggio, Harman, Armand Hammer, personaggio... Ambiguo da morire, un massone eh, eh, che aveva rapporti strettissimi, guarda caso, con gli ambienti più conservatori del Partito Repubblicano Americano e eh, 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 i, eh, eh, i più alti papaveri del Cremlino, della Russia Sovietica. No, strana cosa, strana cosa. Quanto, quanto la guerra fredda è stato uno specchietto per le allodole dove. I riformatori si sono scontrati, e, e, e i riformatori si sono dei mondi sia sovietico che americano si sono scontrati con altri gruppi. Per cui anche lì eh, possiamo ricordarci di come, eh, insomma, eh, la, la crisi missilistica di Cuba vede protagonisti, evidentemente in una, in una pacificazione, John Fitzgerald Kennedy, Khrushchev e Papa. Giovanni XXIII, poi eh, Papa Giovanni muore purtroppo e, e John F. Kennedy viene ammazzato e Khrushchev viene eh, come dire, sostituito e eh, eh, diciamo mandato in esilio messo a tacere con Brezhnev che prende il potere e con tutti gli altri e c'è una svolta no, particolarmente repressiva e, 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 e autoritaria in, in russa rispetto a quello che poteva eh, succedere con, con le aperture di Khrushchev e con i suoi eh, abboccamenti con alcuni eh, personaggi progressisti dell'occidente quindi eh, in questo contesto, in questo contesto eh, le reti eh, di coloro che avevano, che avevano sostenuto il terzo Reich eh, eh, si premurano di eh, eh, portare dalla loro parte anche alcuni sopravvissuti del terzo Reich, quelli che nell'accezione di fracassi diventano il quarto Reich, cioè non più un regime collegato ad uno stato-nazione, eh, per quanto imperialistico, ma eh, una rete sovranazionale di potere occulto che eh, si, in certi casi no, eh, trova rifugio. Eh, anche in logge sovranazionali di eh, matrice eh, neoaristocratica. E eh, in questo senso quindi è una storia molto interessante che interseca la parte più oscura della storia della massoneria novecentesca, cioè quella parte che appunto noi definiamo controiniziatica, no? cioè eh, capace di. Ehm, eh, svolgere in modo perverso e antitetico ai, ai principi effettivamente massonici. Ma questa storia è una storia che ancora non è finita perché eh, c'è un'altra accezione di quarto Rai, che è quella utilizzata da alcuni, l'ha detto bene prima anche Roberto Egic: è la storia del regime, possiamo definirlo tale, di, 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 in cui come, come front woman c'è stata Angela Merkel. Ma. Portavoce di un gruppo di potere che attraverso una nuova Germania formalmente democratica ha eh, eh, come dire, contribuito invece che a sviluppare un'Europa. Ehm, eh, come dire, attenta alla giustizia sociale, alla cooperazione fra le nazioni, ad integrare quindi queste nazioni in un orizzonte di giustizia sociale e, e, e di, di anche di proiezione dell'Europa eh, verso il resto del mondo in termini di democratizzazione del resto del mondo invece eh, eh, questa, questo quarto Reich inteso come la Germania merkeliana è stato eh, un, uno strumento per eh, rendere disunita l'Europa per mettere una contro l'altra le potenze europee per asservire i popoli europei alle leggi dell'ordo eh, liberismo va variante tedesca e non solo tedesca del neoliberismo eh, all'insegna dell'austerità per tutti e per ciascuno salvo che per le politiche mercantiliste della Germania stessa quindi questo inteso in questo senso però il quarto Reich della Merkel è se si va indietro gratta gratta si scoprirebbe che le manine dietro questo quarto Reich inteso in questi termini sono le stesse manine che appartengono al quarto Reich inteso in quegli altri termini di cui ha parlato Franco Fracassi, cioè dietro alcuni potenti interessi oggi forti in Germania e in Europa ci sono gli eredi anche eh, del terzo Reich e questo è ancora più inquietante. Tra l'altro c'è un personaggio... Ehm, estremamente interessante un altro massone ambiguo ambivalente, Hjalmar Schacht eh, architrave delle politiche economiche della Germania nazista che diventa paro paro eh, uno degli architetti della ricostruzione della Repubblica federale tedesca nel, nel secondo dopoguerra quindi insomma l'intreccio tra eh, eh, le vicende del quarto Reich comunque declinato, comunque inteso e quelle di reti massoniche neo-aristocratiche spregiudicate contro iniziati che sono appunto molto forti. Ecco, questo mi premeva sottolineare. Bene, bene, Gioele. Intanto vi aggiorno su una situazione perché, ehm, come noto su questo canale, da mesi è sospesa la, la monetizzazione. Allora, dopo mesi in cui è stata al vaglio la riattivazione, è stata di nuovo rigettata. Scusate la digressione, ma ho letto adesso la risposta è stata rigettata per molestie allora anche eh, io ho scritto è <ride> molestato, una... non ho capito eh, io non so che in queste, nelle nostre trasmissioni eh, molestiamo forse gli, chi ci ascolta, ma a parte quello so. sei un molestatore caro Fabio, mi, eh, mi esatto. aspetta che non ti arrestino in diretta, io mi aspetto <ride> Da un momento all'altro, mentre tu conduci qualche trasmissione, lì alle tue spalle appaiono degli sgherri, gli stessi, magari in gonnella del servizio di intelligence esatto, esatto. tedesco che ci verrà a identificare Dunque, le nostre azioni. Eh, ho risposto al, a un'email mail a cui mi avevano risposto tempo fa del support dicendo: Io sono giornalista professionista, tessera numero, eccetera, eccetera, in cui. Gli ho intimato così di eh, fornirmi entro 48 ore la lista dei video no? in cui ci sarebbero state queste molestie, anche perché a me mi risulta di fare interviste, ma magari posso essermi, posso essermi distratto. Adesso risponde una certa Nina <ride> che dice che alla luce, perché minacciavo ovviamente di presentare una denuncia per diffamazione, perché comunque molestie è, cioè. è comunque una, una calunnia che tu mi fai, dice ho dovuto inoltrare. E il caso al team legale che potrebbe rispondere direttamente a te qualora lo ritenesse necessario, non sono in grado di fornirti ulteriore assistenza riguardo, è la prima volta che rispondono, così vediamo se si farà mai vivo questo fantomatico eh, team legale. Comunque andiamo adesso a sentire Roberto che voleva aggiungere qualcosa. Sì, mh, brevemente, non dimentichiamo anche la matrice esoterica di una parte del nazismo, tutta appunto eh, la né, derivazione delle teorie dell'ultima tule, dell'arianesimo, eh, la stessa svastica nazista ha comunque una componente esoterica. Il castello delle SS, voluto da Himmler, che era forse il più diciamo es esoterico della, uh, di, di tutto l'establishment eh, nazista, adesso non mi ricordo più il nome del castello, un nome tedesco difficilissimo, era comunque stato restaurato e ricostruito con una numerologia ben eh, eh, precisa, quindi è un esoterismo che era ovviamente antecedente al nazismo, che il nazismo ha ripreso modificandolo e inficiandolo in certi versi, e che comunque è proseguito dagli stessi che hanno fatto proseguire, anche se in maniera molto sotterranea, certe ideologie del Terzo Reich. Ecco, allora, se Marco vuole aggiungere qualcosa, poi avevo una domanda eh, così, eh, che apparentemente fuori tema, ma non troppo. Eh... Ecco no, io però sarei andato fuori tema con una piccola osservazione. Perché prima ho parlato di nuovi modelli economici, opportunità per una nuova mh, società, a capire, ho parlato della necessità di inquadrare qual è la visione per il futuro. E da questo grande fumo macro mi, mi, mi piaceva una battuta. Come dire, ricollegarci a qualcosa di molto più, eh, tangibile riguardo al, al dibattito politico odier, odierno eh, e, e su due piccole cose. Sul primo il fatto che devo dire che sono stato, va bene, adesso il primo maggio noi saremo in piazza ovviamente per rivendicare eh, appunto eh, l'importanza di quelle libertà civili e, costate la vita e il sangue di milioni di morti e eh, che sono state queste libertà calpestate a causa del coronavirus, secondo appunto delle misure che magari mh, hanno, sono andate oltre davvero ciò che era necessario e questo non significa assolutamente negare eh, la pericolosità del virus. Noi sappiamo che abbiamo persone anche molto vicine, anzi eh, dei dirigenti del movimento Roosevelt a cui vogliamo bene. Eh, per cui abbiamo profondo rispetto, che sono state colpite dal coronavirus, eh, anche noi stessi, no? la paura per i familiari di, di rischi di infezioni ci può essere per le persone più anziane. Ma, appunto, come dire, anche la paura di, mh, di essere toccati da forme più virulenti o più pericolose del virus eh, non, non deve poi permetterci di perdere di vista quelle che sono alcune battaglie che, appunto. Sono costate davvero secoli e secoli di lotta, quindi per questo saremo in piazza, come ci dirà meglio eh, Joele, ma devo dire che mi diverte molto come molte persone hanno accusato Salvini in questo caso, in questi ultimi giorni, di minare la solidità del governo, perché devo dire che questa finta scaramuccia a me è sembrata come anche un modo per creare un precedente alla sinistra nel quale domani si volesse smarcare da interventi economici eh, di carattere espansivo. Che, hanno che sono stati osteggiati da questa sedicente finta sinistra negli ultimi trent'anni. Io mi immagino no, il Buon Maratin che festeggiava l'arrivata all'arrivo di, 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 di Mario Draghi, eh, pensando di trovare un, un, un magari un partner per come dire, perpetuare la sua agenda politica conservatrice, come si starà un po' ribaltando. Nella tomba politica, perché io spero che ormai Maratin e tutti quelli del suo filone politico ormai, eh, come dire, si, 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 si abituino all'idea di essere stati tumulati politicamente, e economicamente per il prossimo secolo, eh, ma eh, va bene. Al di là di questo, devo dire, mi, 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 è, mi è piaciuto quello, quel dibattito politico, perché secondo me è servito davvero anche l'astenzione al voto della Lega, secondo me. Davvero sono stati un buon diversivo che può consentire a questa finta sinistra eventualmente di dissociarsi da uh, uh, proposte economiche serie e importanti di cui l'Italia ha bisogno eh, e che però vanno contro la, uh, quella narrativa che ha voluto il debito pubblico, l'inflazione, eh, la spesa pubblica, il ruolo dello Stato nell'economia come eh, no, il male. Eh, 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 assoluto per, 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 per gli scorsi 30 anni. Quindi, devo dire: prima, la prima riflessione che volevo porre era questa qua su, su Salvini, e l'altra eh, volevo condividere un, una cosa che mi è successa negli ultimi giorni. Perché devo dire che eh, è vero, volevo condividervi su un pensiero. cioè È vero che co condividere con voi un pensiero che ho fatto in questi giorni, ovvero sicuramente la pandemia ha causato il. Mh, la, 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 sono state calpestate delle libertà importanti nell'epoca della pandemia, eh, sono stati fatti danni enormi, eh, enormi sono stati distrutti interi, interi settori economici, ma ci sono stati anche dei fortunati che hanno scoperto nuove forme di lavoro. Cioè, per esempio, eh, lo smart working oggi è un qualcosa... Leggevo fra l'altro delle ricerche pubblicate dall'Uffington Post che riprendeva il Financial Times: l'indice di felicità durante la pandemia è aumentato, nonostante sia aumentato anche lo stress. Eh, tante persone, eh, come dire, si sono trovate a, tro a vivere delle forme di eh, lavoro eh, che le hanno consentito di eh, e, e riassaporare un contatto con la famiglia, un contatto con piccole cose come quelle del cucinare, del vivere una vita più a misura d'uomo che erano state loro negate in quanto sacrificate sull'altare del commuting, del pendolarismo, di ore e ore passate sui mezzi per andare a rispondere al telefono, magari in un call center che era a due ore di distanza e queste persone hanno scoperto che oggi possono fare questo lavoro da casa. E quando ho cominciato a parlare di come al di là di questo tunnel, alla fine di questo tunnel, non dobbiamo mettere le persone di fronte alla scelta libertà o forme di lavoro più sostenibili. Addirittura i dipendenti statali sono stati giudicati come un'elite, un'elite di persone che hanno beneficiato, eh, o, 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 oltre al, già, al, al fatto che erano nulla facenti prima, hanno potuto beneficiare di forme di lavoro come lo smart working che in realtà hanno. Diminuito il livello di produttività ulteriormente dei de, de dipendenti pubblici. Insomma, io credo che ci sia un grande tema relativo a quello che è il mondo che vogliamo creare dopo la pandemia, quando l'economia ripartirà. Io credo che non bi bisognerà cercare di non andare né da una parte né dall'altra. Sì, noi saremo in piazza per rivendicare il diritto dei eh, ristoratori a stare aperti, le assurdità di alcune regole che sono state imposte durante la pandemia, eppure io non butterei, eh, come dire... Eh, 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 ehm... Il bambino con l'acqua sporca, abbiamo anche scoperto che si può lavorare in un modo diverso, più umanamente sostenibile e credo che le due cose debbano essere eh, tenute insieme. Questo è un tema abbastanza spinoso quando se ne parla con le due parti, ovvero con chi sostiene, da una parte. Eh, ovviamente l'assoluta la, la, bontà delle misure anti-covid dall'altra parte con chi rivendica giustamente eh, la necessità di ritornare a rivendicare le libertà civili eh, costate il sangue appunto di milioni di persone nei secoli però secondo me c'è anche qualcosa che possiamo imparare da questa, eh, da questa esperienza e dobbiamo cercare il modo per appunto rivendicare libertà e giustizia sociale rivendicando anche modi di lavoro più sostenibili che poi quando uno fa lo scrittore il libero professionista, lavora da casa, magari non si rende conto di quanto alcune cose abbiano beneficiato davvero sulla vita delle persone Gioia, una curiosità relativa: abbiamo rivisto in questi giorni è riapparso Michele Santoro, non so se ve ne siete accorti. È uscito un libro in questi giorni, quindi sarà anche per la promozione del libro. Ma è andato prima da Lilly Gruber, poi nella trasmissione di Mentana, era veramente scalmanato il eh, Accusando insomma, la televisione di non raccontare la realtà, di dire solo vaccinatevi, vaccinatevi. Dice perché non, ha detto davanti a Ventana: Perché non possiamo sentire Montagnier? Poi uno può essere d'accordo: No, ma perché non lo possiamo sentire? Ha accusato il modo in cui vengono eh, forniti i dati. Quindi, eh, un sant'oro diciamo così eh, combattivo. Ecco, ti chiedo come legge, se è, è puramente casuale questo suo ritorno in questo momento per fini meramente. Promozionali del libro o va letta in altra maniera? Ma io non vado a fare l'esame del sangue eh, quando uno dice cose condivisibili che dovrebbero essere scontate. Santoro, quando era egemone in, in TV, eh, molto spesso ha confezionato anche in modo fazioso delle trasmissioni, non sempre ha rappresentato. Tutte le eh, opinioni in campo, però, comunque faceva trasmissioni di qualità molto più interessanti dei talk show che vanno in onda oggi, che sono molto più omologati. Cioè, in Santoro c'era una vena. Eh, comunque artistica no? nel senso del suo mestiere, eh, che, che, interessante, lo poneva, lo poneva con, secondo me, con, con, con un certo talento, anche se io l'ho criticato spesso. Allora. Che oggi Santoro o chiunque altro, qualunque siano le riserve sul suo passato. Uh, venga a dire cose che eh, sono condivisibili, io lo trovo positivo. E, e, e certo, è vero che, insomma, bisognerebbe dare voce. No, eh, sempre al contrappunto ma qui è un metodo non è questione di santoro è che il metodo è sbagliato il metodo della comunicazione è omologante è conformistico eh, c'è un pensiero generalizzato chi eh, non è dentro quel pensiero non è che viene eh, invitato al contrappunto dialettico viene escluso viene omesso viene censurato viene demonizzato nel, nei, nei casi peggiori vorrei aggiungere una chiosa a quello Moiso, io eh, credo che eh, è interessante la sua provocazione, interessante, eh, eh, però eh, personalmente non mi trovo molto d'accordo, cioè io credo che eh, valga la pena riflettere su, eh, la, in, in termini generali sul fatto che un nuovo modello, quindi un grande reset virtuoso, perché non c'è un solo modo di concepire grandi reset? Ci possono essere dei modi virtuosi, possa eh, eh, contenere senz'altro delle forme di lavoro eh, più compatibili con la fruizione anche del, del, del tempo libero, del, dello spazio per la famiglia. Peraltro credo un grande tema futuro di giustizia sociale e di equilibrio sociale sia quello in cui la gente. E questo lo, lo si può dire da democratici no, no, senza declinare eh, verso forme di neobolscevismo, di neocomunismo. Neo cioè la gente dovrebbe lavorare di meno, no? eh, tutti dovrebbero poter lavorare. Noi siamo per la. Movimento Lotto, siamo per la costituzionalizzazione del diritto al lavoro. Dovrebbe esserci la piena occupazione e le persone dovrebbero lavorare di meno. Lavorando di meno. Eh, andrebbero anche nel tempo libero ad alimentare altri segmenti dell'economia. Se tu stai tutta la giornata al lavoro perché ti devi spostare, ci metti un'ora, due ore per spostarti, andare e venire, e poi c'hai orari comunque che ti vengono tutta la giornata, tu non hai tempo di andare... A, a, a spendere per ristorarti, per, per, per il cinema, i teatri, i musei, per uscire. Invece quei settori dell'economia, se ci fossero eh, persone più libere in un turnover generale, sarebbero no, eh, eh, favoriti. Però, attenzione, perché ho l'impressione che eh, insomma, ci sia una proiezione un po' personalistica, cioè... Marco Moiso è una di quelle persone che eh, no, come dire, evidenzia la nobiltà del suo animo perché lui eh, è in piazza con noi, eh, è, è sc come tante volte è venuto da Londra, stavolta è venuto da Milano, sta, sta per venire da Milano a Roma, anche lì a dare il suo contributo a, 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 a Campo dei Fiori, all'Assemblea Generale e poi alla scena disobbediente, alla passeggiata disobbediente, ma personalmente io so che lui... Sì, lui ha avuto dei mesi in fondo in cui è diventato padre e magari si è goduto di più la famiglia e si è goduto di più anche la dimensione lavorativa. Per quanti altri vale, non, non, non è che Marco Moisio sia un privilegiato, perché nella sua vita ha sempre lavorato molto sia a livello privato che per le, eh, eh, diciamo, le passioni politiche civiche che lo hanno contraddistinto e che lo hanno messo in risalto anche nel movimento Roosevelt. però non sono in tanti, Io, le, le famiglie in questo periodo di restrizioni e di paura, di terrore, non si sono frequentate. Allora, qualcuno. Eh, Apprezza la famiglia, ma quei padri e quelle madri con, che con i figli non si sono visti o non si vedono, quei parenti che non si frequentano tra di loro per paura del virus, quelle eh, impossibilità anche di condividere degli spazi sociali all'esterno, quelle rinchiudersi nella routine, nella vita, però ti posso dire una cosa: questo è l'inganno. Nessuno appoggia, nessuno sta appoggiando le misure, le berticide. Ma, ma se noi andiamo a vedere veramente l'indice di felicità di tanti italiani, tutti gli italiani che lavorano, tantissimi degli italiani che lavorano nel terziario, nei servizi, hanno scoperto un modo di lavorare che loro giudicano più sostenibile. Quindi tanto quanto ci si attiva per, per giustamente e convintamente Marco, lottare mi dispiace, per la cioè non, non condivido C'è un settore, quello turistico, che è franato miseramente coinvolgendo tutti gli operatori e anche i fruitori. e, e anche questi stanno a causa della pessima, della pessima progettazione anche di questo governo, su cui io continuo ad avere eh, fiducia per quel che riguarda il rilancio economico inteso in senso eh, generico, però il settore turistico è massacrato anche da questo governo perché aver pensato a fine aprile di proporre riguarda, fogo, come regola ma allora, ma come regola riguarda, come regola anche per i mesi che verranno oggi adesso si fanno le prenotazioni e come il settore del cinema io appunto ripeto ma quello guarda il lockdown non la forma di lavoro quello che ma io la sto forma di lavoro inizio. ma la forma di lavoro scusami ma allora. quanta gente quanta gente che quanta gente che non lavorerà più perché con lo spostamento degli uffici si alimentava anche la ristorazione e una serie di altri servizi vicino agli uffici. Chi lavora da casa non alimenta un bel niente. E, e, e il settore dell'abbigliamento, la gente che non va più a comprare, e il settore delle tintorie, cioè non, non, non c'è nulla, francamente io credo che di quello che tu hai detto si possa salvare l'idea che, eh, eh, come dire... Ci sono per certi mestieri e per certe condizioni, specialmente chi è pendolare o si deve spostare, c'è da rivedere probabilmente per quelle persone la qualità del lavoro, le modalità, ma per tutti gli altri e per tutte le conseguenze non c'è nulla di buono da salvare di questa esperienza. Questa è comunque la mia opinione. De, ci confronteremo ancora su questo. Tu hai detto la tua molto bene, e quindi non è che dobbiamo essere d'accordo su tutto. Detto questo, io ri ricordo allora che. Appunto, domani eh, primo maggio quattordici e trenta appuntamento presso il locale abituale di Via dei Cordiani 22 a Roma. Per l'Assemblea Generale eh, eh, che parlerà di cose molto importanti. È un'occasione per rivedersi dopo tanto tempo con rusveltiani di persona. Non ci siamo visti con molti rusveltiani nelle riunioni di consulta generale eh, su Zoom. Questa è un'occasione dopo tanto tempo di rivedersi e di decidere di valutare alcune cose rinviando altre decisioni. Eh, poi, cena sempre all'abitue, eh, sono benvenute anche persone non. Eh, ancora rosveltiane che volessero scenare ma lo devono comunicare tempestivamente perché a breve bisogna dare anche il numero più o meno dei partecipanti al ristoratore e alle 22.45 appuntamento a Campo dei Fiori sotto la strada di Giordano Bruno intorno alla strada di Giordano Bruno per una passeggiata rosveltiana aspettiamo anche i giornalisti sia alla b sia a, a campo dei fiori per dare un resoconto veritiero di quello che accadrà e non mistificato, e, non mistificato, e naturalmente aspettiamo anche le forze dell'ordine nel, nella, diciamo, nella ehm, speranza che eh, eh, si rifiutino loro stessi di eh, avvenire con l'atteggiamento di chi deve combinare multe, perché un bel giorno potrebbero trovare trovarsi ad essere citati legalmente per aver eseguito degli ordini incostituzionali invece sarebbe bene che le forze dell'ordine presenziassero anche presidiassero la piazza per controllare che tutto si svolga in modo ordinato e corretto come, come è normale che avvenga da parte della milizia rosveltiana che è una milizia non violenta gandiana noi non consentiremo mai che le nostre passeggiate non si tratta di una manifestazione né di un comizio ma che le nostre passeggiate ad alto valore civico di disobbedienza appunto civile siano eh, contrassegnate da meno che compostezza eh, rigore e quindi non ci saranno mai situazioni violente e, e, e stupide da parte del movimento Roswell, della milizia rosveltiana grazie, grazie a Marco Moiso a Roberto Ekic, a Gioele Magaldi ci rivediamo nei prossimi giorni grazie ciao, grazie. ciao, ciao buonasera